dentro questo racconto c'è tutto quello che capita nella vita quotidiana. Compresse rivestite con film. Trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate quando il disturbo è grave. Non ho mai trovato un testo come questo. È magico. Ha la capacità di raccontare la vita senza mai scivolare nel didascalico. Il soggetto a grave disagio. Controindicazioni. Stato confusionale. Disturbi emotivi. Alterazione. Della libido. Una depressione può diventare manifesta. Reazioni paradosso. Irrequietezza. Agitazione. Instabilità. Mania. Collera. Allucinazioni, psicosi, comportamenti inappropriati. 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 Vabbè, pensavo peggio. Un po' da scheletro, da ossatura del nostro spettacolo si chiama Le mie passeggiate. E Sartori descrive le sue passeggiate nella metropoli nella quale si è trasferito. I semafori soffrono di insonnia. Non c'è in giro nessuno e loro continuano a passare dal rosso al verde. Poi dall'arancione al rosso. Lo fanno tutto il giorno e allora continuano anche di notte, perché oramai ce lo hanno nel sangue. Sempre la stessa sequenza di colori. Senza mai sbagliarsi, senza mai farsi prendere dalla fatica. Bisognerebbe avere più considerazione dell'umile ma imprescindibile attività dei semafori. Semafori.
certi versi è come un semaforo cocciuto, la mia testa. E vorrei così salutarvi per farvi comprendere il testo dal finale di questo spettacolo, quando il protagonista, tornando a casa, ormai davanti alla porta di casa, che ha finito il suo percorso, la sua passeggiata, la sua vita, arriva e dice: io sono una persona coerente e arrivo sempre dal marciapiede di sinistra. Poi ragiona e pensa che però è quello di destra adesso, perché io sto tornando indietro. Forse non sono una persona coerente, bisogna che ci rassegniamo. Le mie passeggiate non hanno la liscia perfezione delle statue di Canova, sono piene di bitorsoli, anfrattuosità, irregolarità di ogni tipo. Mi verrebbe quasi voglia di tornare indietro e riprovare, esattamente come mi accade per molte altre cose. Ma la porta di casa ormai è troppo vicina.